Lorenzo, oggi iniziamo come sempre la puntata con l'oroscopo musicale curato dall'amica Silvia Pagni. Oggi facciamo i tanti auguri a Tony Renis. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un grande cantante, compositore, produttore discografico e talent scout italiano. Pensato un suo brano, ha fatto impazzire e ha conquistato il mondo intero. Nel 1938 a Milano nasceva Elio Cesari, in arte Tony Renis. Papà Orfelio Cesari era un pittore e la mamma era una modista. I primi esordi di Tony Renis avviene sul palco parrocchiale di San Lorenzo. Ma la vera e propria attività musicale inizia a metà anni 50, prima col suo nome Elio Cesari e successivamente con il nome Tony Renis, iniziando ad esibirsi per i locali milanesi assieme al suo amico d'infanzia Adriano Celentano, imitando rispettivamente Dean Martin e Jerry Lewis. Nel 1958 ottiene un contratto dalla Combo Records, casa discografica del grande maestro Gorny Kramer. E nel 1959, passando per un'altra casa discografica, La Voce del Padrone, esordisce come cantautore, vincendo con la canzone Tenerezza. E nel 61 esordisce anche come autore con il brano Il piccolo indiano con il testo di Mogol per Lo Zecchino d'Oro. Raggiunge il grande successo nel 1962 al Festival di Sanremo con il brano Quando, quando, quando. Il brano Quando, quando, quando rimane prima in classifica per 10 settimane in Italia e poi entra nella top 10 in Germania, facendo il giro del mondo, venendo incisa in una centinaia di versioni con interpretazioni di vari artisti internazionali e facendola diventare una delle canzoni di origine italiane più famose al mondo. Tony Renis realizza nel 1970 anche un brano per la sua grande amica Mina, il brano Grande, 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 che per Mina diventa il suo grande, grande successo italiano. E negli Stati Uniti il brano Grande, Grande, Grande viene lanciato con il titolo Never, 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 reinterpretata da Shirley Bassey. In pochi anni divenne talmente famoso negli Stati Uniti che lo chiamarono con l'appellativo di Mister Quando, Quando, Quando. Lancia nel mondo dello spettacolo anche la prodigiosa Nicca Costa, figlia prodigio del celebre direttore d'orchestra Don Costa, riuscendo a portarla al numero uno delle classifiche italiane ed internazionali. E nel 1988 scrive l'inno per la sua squadra del cuore, il Milan. Nel 1999 vince il Golden Globe per il brano The Prayer per il cartone animato La Spada Magica, cantata da Céline Dion e Andrea Bocelli. Nel 2002 viene nominato dal Ministero degli Affari Esteri ambasciatore della canzone italiana nel mondo. E nel 2004 viene nominato dalla RAI direttore artistico della 54esima edizione del Festival di Sanremo. Terminata l'esperienza sanremese, Tony torna alla composizione e realizza il tema della pellicola Christmas in Love. Il brano Merry Christmas in Love riceve la candidatura al premio Golden Globe nella categoria Miglior Canzone Originale del 2005. Tante sono le sue conquiste nel mondo dello spettacolo e quindi adesso andiamo ad alcune citazioni di Tony Renis. La prima:
Mi interessa il talento molto più delle alleanze di potere. Seconda citazione. Credo negli artisti che proseguono i loro sogni. Un'altra citazione. In Italia ci ritroviamo con 4 spenti funzionari di multinazionali straniere costretti a fare da esecutori testamentari alla nostra canzone. E anche oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi abbraccio forte e un buon di pomeriggio. Ciao da me, Silvia Pagni.